Buonasera a tutti. Stasera voglio fare l'unboosting di questo zaino che ho preso alla Coop di Casteldebbiano, della cooperativa Amiatina. Avevo visto questo zaino circa un mesetto fa e per 30 punti che danno ogni 30 euro di spesa, aggiungendo 14 euro si prende questo zaino. Questo zaino ha le misure circa del bagaglio a mano Ryanair, quindi ho detto lo devo avere. Procedo con l'unboosting. È uno zaino blu quadrato. Degli spallacci belli larghi, belli imbottiti, un grande schienale grande, e anche questo bello imbottito, e sullo schienale ha questa fascia che serve per infilarlo nel manico del trolley, quindi anche questa cosa qui è abbastanza utile. Una tasca frontale, bella grossa, bella capiente, dove c'ha dentro, non so se si vede, dove c'ha delle retine dove uno può infilare il telefono, una retina con una cerniera dove uno può infilare quello che gli pare, dei portapenne e comunque sì, una tasca bella capiente per infilarci un po' di cose. Io sicuramente userò per infilarci i vestiti nel prossimo fine settimana al risparmio. Poi ha un'altra tasca frontale semi capiente, dove dentro non c'è niente. E poi c'ha la tasca posteriore che si apre completamente, dove boh, c'è il guscio antipioggia, e poi anche cuffia per fare la doccia. E poi nella tasca posteriore c'è la cosa più bella, che è la tasca per il computer. Sono andato a prendere il computer. Il mio computer è un MacBook 13 pollici che entra perfettamente nello scomparto per il computer. Qui davanti c'è un'altra taschettina con per cavi e cavetti. E qui c'è tanto posto per calzini, mutande, eccetera. Il mio nuovo zaino da viaggio. Le dimensioni dello zaino sono, guardiamo un po', 45 cm, che però riducendo si arriva tranquillamente anche a 40 perché è morbido, per 30 cm, per 10 cm, quindi dovrebbe essere conforme alle specifiche del bagaglio a mano della Ryanair, mi sembra. Comunque quello della Wizz Air sì, va bene. Per avere questo zaino ho compilato la tessera punti della Coop Unione Amiatina. Ho raccolto 30 bollini e ho aggiunto 15 euro. Quindi per 15 euro ci può stare. Non è di un marchio conosciuto perché, cioè, almeno io non lo conoscevo, Gepard, ma non penso sia un marchio conosciuto davvero. Però a me del marchio non mi è mai importato niente. La qualità non la conosco, ve la farò sapere. Magari nel prossimo video, dove potrò fare un esempio di bagaglio a mano, di qual è il mio bagaglio a mano quando vado a fare un fine settimana in giro per qualche capitale europea, come quello che abbiamo fatto qualche settimana fa per il mio compleanno a Budapest. Quindi io e il mio zaino vi salutiamo. Ci vediamo al prossimo video, che non so se sarà davvero quello di Budapest o quello dove
questo zaino. Ciao!